Gara proibitiva lunedì sera al Forum di Assago contro Milano, che in questo momento primeggia anche in Eurolega, quindi partita decisamente difficile per i biancorossi, che comunque nelle ultime giornate hanno fatto vedere segnali di ripresa dopo la bella vittoria contro Trieste. Michele, alla fine andiamo ad affrontare lunedì sera la squadra migliore d'Europa in questo momento. Sì, questo è quello che dice il campo, questo è quello che penso la piazza di Milano aspettasse da tanti anni, e questo per deve essere per noi uno stimolo a voler ben figurare. Come abbiamo detto tutta la settimana, sia tra di noi che all'esterno, noi non abbiamo coppe, non abbiamo altri impegni, abbiamo una partita a settimana da preparare e quindi non abbiamo altri pensieri in questo momento. Noi dobbiamo essere performanti sulla gara, fare la nostra performance migliore, sperare magari che questa nostra performance migliore coincida con una performance non ottimale da parte di Milano, e usare questa opportunità per le due cose che sono utili in questo momento. La prima è provare a ottenere due punti, perché le partite si giocano 5 contro 5, la seconda è continuare un percorso di crescita che chiaramente oggi cominciamo a vederne i frutti. Oltretutto Milano ha talmente tanti giocatori che diventa difficile probabilmente preparare la partita in settimana, perché non sai chi vai ad affrontare. Sì, sicuramente questo è uno dei tanti elementi di difficoltà, ma credo che sono tutti giocatori qualitativi. Credo che Milano giochi un sistema di pallacanestro al momento estremamente solido e consistente. Variano gli interpreti, ma una squadra capace di stare dentro delle linee che anche con interpreti diversi rimangono linee comunque di coerenza. Quindi si deve cercare di giocare contro la loro solidità, contro le molteplici opportunità che hanno e situazioni che hanno di vantaggi nei singoli uno contro uno. Bisogna giocare una partita totale, di questo ne siamo consapevoli, e andiamo lì, credo, con l'energia dell'ultima vittoria, la fiducia di un percorso di crescita nel quale ci capita una partita estremamente complessa ma anche estremamente stimolante. Questa settimana Justin Johnson ha ancora qualche problema? Justin Johnson ha avuto un altro piccolo infortunio, piccolo nel senso che non lo terrà lontano dal campo per lungo tempo, ma sicuramente lo terrà lontano da questa partita. Chiaro che giocare una partita con della fisicità di Milano senza il giocatore che in questo momento fisicamente sta impattando più l'area è una cosa che ci frustra enormemente, però è inutile ogni settimana parlare di questo, perché purtroppo questo lunedì non sarà un elemento che ci aiuterà a vincere, ecco.